piazza dei capitani della montagna, spingono i bambini del gruppo delle scuole elementari. Dopo 2 anni di sosta, finalmente a Vergato si è riacceso il carnevale. Sfilano i gruppi delle maschere a piedi, con le maschere più disparate. Questo è un po' impressionante, è di gamba lunga. Ecco qui, bel gruppo pavullese. Da Pavullo a Vergato, la montagna si è riunita. Belle maschere, un bel gruppo. E vai con la mazurchina. È la polca. Il musicista di turno mi corregge. Polca di Pavullo. E vai Giancarlo. Gruppo molto numeroso, molto bello anche, costumi particolari, tutti a tempo di polca. Ci troviamo proprio in mezzo al gruppo. Immagine in esclusiva, visibili domani su Vergato News. Andiamo sul laterale, Giancarlo. Vai con lo stendarbo. Gruppo folkloristico pavullese, Pavullo del Frignano. Primo piano con una richiesta, dato che noi siamo qui in periferia. Gruppo? Fate parte del gruppo? I guardiani della foresta. Siamo di Rubiera, cioè siamo i guardiani della foresta, almeno alcuni componenti. Poi siamo. Molto molto bene. Due parole dal gruppo centrale. Dica, ci dica qualcosa. Evviva il carnevale! Di Vergato! Viva Vergato, bellissimo! Dopo 2 anni di carestia e di blocco totale siamo riusciti a ripartire qui a Vergato. Bravissimi, molto bello. Grazie del vostro parere, della vostra partecipazione. Ci mancherebbe, grazie a voi. Dai Giancarlo! Vai con un primo piano qui che. Guarda qui che vestito, eh? Grandi costumi, grazie della partecipazione. E la vostra? Io sono la bella vichinga e vengo dalla Norvegia. E lei, scusi, è vichingo? Io sono la socia della bella vichinga. La sorella. Anche la striona. Diciamo, mandiamo. Dov'è il contadino che c'è il tavolo? No, cos'è? Stiamo facendo 2 riprese, vorremmo sapere il suo parere sul ritorno del carnevale vergatese. Ma io sono con il gruppo folkloristico pavullese, quindi sono di parte qua. Allora ringraziamo anche lei per la partecipazione a questo carnevale. Gruppo molto bello, molto speciale. Grazie mille a voi. Casting, lei ha il cane, non lo trova. Fagli una domanda se si vuol buttare. Sentiamo anche dal cane cosa ne pensa del carnevale. E la sta guardando attentamente. Dopo chiediamo un commento da cane. Pubblico delle grandi occasioni qui a Vergato alla ripresa del carnevale.
sempre il gruppo impegnato nei balli. Gruppo folcloristico pavulese, Pavullo del Frignano. Chiediamo un parere, due parole anche qui dal commentatore ufficiale, presentatore ufficiale, due parole in occasione di questa manifestazione vergatese. Beh, è una gran bella organizzazione, è un bel carnevale, tutti molto bravi, complimenti a tutti. Il pubblico e i cittadini di Vergata hanno risposto bene ed è una bella cosa. Quindi appuntamento al prossimo anno? Al prossimo anno, al 143esimo Carnevale Vergatese. Questo è il parere del presentatore ufficiale. Sempre con una bella polchetta il gruppo sta facendo un nuovo ballo. Proprio gli chiediamo come va la giornata oggi. Ma direi meravigliosamente, cosa dite voi? Beh, è una giornata ben riuscita, il tempo è stato fantastico, l'affluenza c'è, i gruppi uno più bello che gli altri, non potevamo aver di meglio. Ringrazio tutti quanti per essere venuti e ringrazio i ragazzi. Diamo appuntamento a tutti per il prossimo anno. Diamo appuntamento per il prossimo anno. Con che formula non lo sappiamo, lo scopriremo, ma voglio ringraziare la nuova squadra perché sono stati bravissimi tutti i nostri ragazzi nuovi. Grazie, grazie a voi anche. Grazie a te. Vergato News 24. Siamo presenti a livello nazionale e a livello anche internazionale. Collegati con l'Argentina, collegati con l'Australia. Un suo parere sulla giornata del Carnevale Vergatese. Allora, intanto ciao a tutti dalla TV locale News 24. È una serata bellissima, una giornata meravigliosa di carnevale. Noi facciamo parte del gruppo delle Drag Queen. Questa sera siamo catapultati da Asia Drag Queen. Ci sono io, Madame Yo-Yo, abbiamo Balena Rodriguez. Se ce l'hai presente per cortesia. Sì, certo. Allora, questo è il gruppo di Asia, lei è Balena Rodriguez. Di nome di fatto. Da dove arrivi, Balena? Da Castel delle Alpi. Castel delle Alpi. Poi insieme abbiamo lei che è Asia Drag Queen, l'organizzatrice di questa serata. Asia, questa è la TV locale, si chiama News 24. E allora io vorrei ringraziare ovviamente Vergato per averci ospitato, anche perché per la prima volta portano uno spettacolo così, tra virgolette, trasgressivo, ma grazie perché abbiamo trovato qui a Vergato una bellissima famiglia. Grazie a tutti e buon carnevale. E poi abbiamo altre colleghe che non possiamo presentare adesso perché è una sorpresa e le altre non possiamo presentarle. Vi faccio dire qualcosa a Balena Rodriguez. Buon carnevale, anche il carnevale, anche se è finito il carnevale. Vabbè, oggi così è sempre festa, è sempre bello vedere la festa. Adesso se ci volete riprendere, fra 10 minuti andiamo in scena. Ciao! Grazie dell'invito. Ciao! È un quadratino con la pergamena, abbiamo partecipato, me l'ha detto la... i vari gruppi che hanno partecipato a questo carnevale vergatese. Allora io non sono di Vergato, però ho visto la bella organizzazione, ho deciso di venire perché è un bel gruppo e mi piace, insomma, un'ottima organizzazione, una bella sfilata, dei bei gruppi, una bella giornata. Grazie mille. Ecco il gruppo Il Contadino Cerca Moglie. Hanno anche il carro per il trasloco nella nuova abitazione. Grazie a voi, ma io non mi sono neanche cambiato, oggi ho fatto servizio. Va bene così, comandante. Carabinieri che dà una mano qua per la sicurezza e l'ordine pubblico.
Niente, siamo senza carri già da un po' di tempo, speriamo di rimetterli insieme un altro anno, questi carri allegorici, giusto Presidente? Vedremo. Ecco, vedremo, vedremo. Ci vorrebbero magari anche delle società nuove, perché le vecchie società carnevalesche sono andate un pochino in vecchiaia, ecco, perché i rappresentanti insomma sono invecchiati, perché qui ormai questo carnevale è vecchissimo, antichissimo. Quindi speriamo quest'altro anno, Presidente, di riuscire a mettere insieme una sfilata completa intorno all'isolato come si faceva ai tempi pre-Covid, diciamo così. Quindi la giornata è stata stupenda, cosa dire, ringraziamo tutti i presenti quel qualche gruppo che diciamo che ha potuto aggregarsi e mettere insieme queste belle cosie con dei bambini, anche è stato bello, e quindi procediamo. Dei gran balletti, bene. Ecco qua allora una targa ricordo. Grazie. Da parte della Proloco. Grazie. Un saluto giovani. Facciamo venire un po' per tutto l'asilo. Allora abbiamo i Casiner. Chi sono i Casiner? Alzino la mano i Casiner. Le immagini saranno visibili su Vergato News. A chi la diamo questa targa? Sito internet, come si può dire? Cos'è il sito internet? Sì, è un blog. Ecco qua la targa, i Casiner. No, non picchiatevi. Bravissimi. È andato io. Bene, ringrazio i miei collaboratori che anche oggi siamo a non solo la manifestazione, se non metto la volentieri per l'arma di casa. Per Non Solo Mamme, gruppo di Non Solo Mamme, ecco qua la targa. Grazie a voi. E il principe di Montepetto è cambiato quest'anno? Lo scorso c'era un altro. Quest'anno Casigno? Casigno. È un po' fuori territorio, però. Sì, bene, bene. Ecco, allora qua c'è la targa. È vero? Grazie. Ringraziamo tutti, il Carnevale di Vergato, tutti quelli che lavorano per organizzarlo, ringraziamo e speriamo che siamo sempre di più a partecipare a queste iniziative. Grazie. Grazie a voi. Questo è l'augurio del principe di Montepetto. I ragazzi della Libertas. Ragazzi, non i bimbi sulle sedie, non i bimbi sulle sedie, perché le casse sono troppo alte per voi. Via. Non i bimbi sulle sedie. Chiamiamo adesso i Cinno. Gruppo i Cinno, ci sono? Eccoli. Quanti siete? Primo piano sui pantaloni che si sono stracciati nella sfilata. Ecco qua la targa, chi la prende? La consegniamo al capo, il capo è lei, si vede, sì, quello che sta davanti. Che male piedi che ho!
Aurelia Barbieri, non c'è nessuno? Fa parte, fa parte. Scuola Barbieri e l'asilo. Ecco, vorremmo sul palco un rappresentante di Vergato News 24. Prego. Ecco. Vediamo la nostra presidentessa che ringrazio con lo slancio. I nostri collaboratori che si prestano sempre gratuitamente e le immagini saranno visibili su vergatonews24.it. Grazie. Grazie del commento. Grazie a voi. E del interessamento da parte dei collaboratori che saremo poi noi. Anche Bala. Per iniziare lo spettacolo, prendete posto. Non posto. Scusami. Guardi se che mi permetto. Non vogliamo persone qui al lato per questioni di sicurezza. Per la prima volta Vergato sulla piazza. Grazie a chi ha invitato per la prima volta le drag queen. Io prima di iniziare lo spettacolo ci divertiremo, ci emozioneremo. Dico solo una cosa, come dico alla conclusione di ogni mio spettacolo: prima di giudicare imparate a conoscerci. Buon carnevale, prendete posto e siamo praticamente prontissime. Grazie per avermi invitato qui al carnevale di Vergato per la prima volta. Mi auguro con tutto cuore che comunque vi divertiate. Molti di voi conoscono le drag queen, altri no. Sapete benissimo che siamo maschietti, lo dico per i bambini, vestiti da femminuccia, ma semplicemente per farvi divertire, emozionare, sempre con il rispetto di quell'amore che ci contraddistingue. Evviva l'amore! Brava, brava! Vai con l'applauso! E vi presento, con il vostro applauso, Asia delle drag queen! Eccomi qua, come sempre le drag queen hanno l'effetto siamo sorpresa, tutti a bocca però le aperta. Vado a presentare, perché noi dobbiamo iniziare con una nuova sigla. E allora, siamo pronte? Farei salire sul palco Candy Dash! Un applauso! Grande applauso per Candy! Cristina Colbottom! Scusate, vi chiedo scusa, hanno freddo, persino i maroni si sono congelati, eh? Però questo è un altro discorso. Signora, mi cade sulle palle! Eccola! Balena, ah no 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 no, va dopo. Balena Rodriguez. Dov'è l'applauso? Gianni e Pinotto stanno qui davanti? Spostiamoci così diamo la possibilità alla piazza di vederci. Grazie, vi saluto. Gianni e ora Pinotto. Sono le fantastiche regine, ne manca Gianni una perché Pinotto. È in giro per la piazza e noi vogliamo aprire questo spettacolo con loro. Icone del mondo drag queen con un bellissimo pezzo degli ABBA, Dancing Queen, ballate con le regine! Gli occhi! Grazie ai due, prendetevi l'applauso moschettieri. Facciamo dire qualcosa alla signorina? Chiedo a te, ma non lo so, si esibisce? Sì, adesso amore, arriva direttamente da Brasile. Molto bene. Siamo entusiasti e aspettiamo con fervore di vederla esibire. Adoro! Brava Ludmilla, guarda! Grandissimo applauso! Quanti di voi hanno seguito TikTok? Alzate la mano. Asha, che bel nome! Si deve danzare. Stiamo facendo due immagini sui pesci vivi portati qui in piazza al Capitano della Montagna. Mai successo un fatto del genere, eh? Qualcosa è già fatto. Cosa pensi di fare con i pesci? Buongiorno pescheria! Pesce vivo, pesce fresco. Uè. Piazza Vergato quest'oggi.
abbiamo tutte le specialità della giornata carnevalesca. Queste sono le immagini della pescivendola del carnevale verghetese. Venerdì sera ospite alla Festival di Sanremo è la più amata dagli italiani, nel 1982 scoperta da grande... Queste immagini passeranno la storia. Mai capitato una cosa del cinema. Questo è un lottatore giapponese. Oggi solo esclusivamente per voi Asia Drag Queen. E allora è facile essere così, ma dietro questi grandi vestiti c'è un aiuto. Io li farei salire sul palco perché per noi è stata una grande festa. Gianfranco, Michael, Michele, Alessio, salite sul palco. Adamo, Salvatore, siete parte integrante dei nostri spettacoli in salire, perché deve essere una grande festa e che noi siamo favolosi anche grazie a voi. Mettiamoci tutti qua insieme. Io devo la maggior parte di queste giornate a lui, è il mio compagno da 30 anni, finalmente quest'anno ti sposo, quindi grazie per la pazienza che hai davvero. 2 giugno. E allora? Hanno questi baci sul palco, arrivano i comunicati dopo. È lo stesso, l'ho detto all'inizio, mi piace ripeterlo a fine spettacolo. Prima di giudicare, impariamo a conoscerci.
si innamora.